Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi invece parliamo del miglior setup al momento che io sto utilizzando sul mio Zack. Zack Fair, altro protagonista, Final Fantasy VII nello specifico Crisis Core, che ultimamente all'interno del gioco è stato comunque un po' potenziato anche grazie agli eventi che gli hanno concesso un'arma di tutto rispetto, perché comunque è un'arma che boosta gli HP, è un'arma che ha delle ottime stats per quanto riguarda quelle in generale che possono essere utilizzate diciamo per il nostro personaggio, quindi direi che è assolutamente molto molto valido. Infatti oggi parliamo di Zack. Perché parliamo di Zack? Perché Zack comunque insieme a Cloud ed Aeris è probabilmente come startup, quindi come personaggio iniziale, uno dei migliori che può essere utilizzato all'interno del gioco. Infatti io mi sono molto concentrato all'inizio con i reroll per ottenere comunque le armi nello specifico di Zack, di Aeris e di Cloud, perché sapevo già nella mia testa che loro sarebbero stati i miei tre protagonisti del team principale, che poi ovviamente avrei potuto alternare con altri personaggi che potevano farmi comodo più o meno in base alla situazione in cui mi trovavo. Per quanto riguarda Zack, ovviamente che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che Zack in realtà è un ottimo personaggio, perché riesce comunque a gestire in maniera molto molto convinta sia l'attacco magico che l'attacco fisico. Quindi è possibile sfruttare Zack sia in un modo che nell'altro, soprattutto se equipaggiate un'arma nello specifico, ovvero l'arma che praticamente ci è stata regalata all'inizio del gioco, ovvero la Zwine Hunter. Nel momento in cui noi equipaggiamo la Zwine Hunter, possiamo notare nelle sue sub abilities la possibilità di incrementare l'attacco magico fisico, l'attacco fisico e addirittura anche la cura. Quindi è possibile sfruttare Zack un po' per tutto, quindi riuscire comunque a gestire il nostro personaggio un po' per tutto, senza considerare appunto che poi comunque la Zwine Hunter ha comunque un ottimo danno, perché appunto abbiamo 500% di danno fisico non elementale con il crit rate del 10%, e poi aumento dell'attacco magico fisico 14 punti in più e il fuoco, la resistenza al tipo fuoco di 6 punti, che non sono male. Ovviamente con Zack abbiamo la possibilità anche di scegliere un'altra arma, che in questo caso sarebbe il Beach Parasol, che essendo un'arma comunque free to play, portabile al livello massimo, guardate già le statistiche che riesce comunque a dare al nostro personaggio, è l'attacco che comunque è un 560% magico non elementale, che però, come potete notare, 560 però a livello massimo, mentre invece la Zwine Hunter è già 500% a livello base. Quindi immaginatevi poi la Zwine Hunter maxata cosa riuscirebbe appunto a produrre. Per quanto riguarda le Refine Abilities, non sono neanche male, perché boost HP e boost di difesa magica possono effettivamente rendere il nostro Zack un bel tank, ed è infatti uno dei motivi per il quale nell'evento comunque del Tomberry ho utilizzato Zack come tank. È vero che mi sarebbe servita di più la difesa fisica, però in questo caso avere comunque anche un buon quantitativo di difesa magica è sicuramente utile. Anche se in realtà io quest'arma sinceramente la consiglio molto come sub weapon, perché avendo comunque le statistiche molto alte, anche se ne ricevessero la metà, saranno comunque elevatissime rispetto comunque a tante altre armi. Ma a questo ci arriviamo, a questo piano piano ci arriviamo. Ho trovato recentemente anche la Type 99 Longsword, che sinceramente non è brutta, perché comunque possiede un attacco che ha anche un sigillo. In questo caso ha un sigillo circolare, però la potenza è decisamente minore.
La cosa buona di questa spada è che potenzierebbe la potenza del critico, anche se a me sinceramente più che la potenza del critico mi sarebbe piaciuto un rateo del critico aumentato, perché essendo comunque il crit rate al 10% di base, se mi avesse aumentato il crit rate già anche al 20-30% sarebbe stato interessante, perché questo 400% avrebbe potuto in un qualche modo quasi pareggiare quel 500% della Zweihänder, che però aveva il critico in meno. Quindi questa poteva essere sicuramente una buona alternativa, anche perché, ripeto, avere il sigillo circolare incluso nell'attacco fa comunque il suo perché. Però se noi abbiamo i sigilli che sono praticamente, che costano praticamente 3 barre ATB anziché 4, ci consentono di essere più rapidi. Quindi diciamo che qui il capriccio lo andavamo a sopperire solo grazie al danno. Ma dato che comunque ancora è una spada di tipo bassa, e sinceramente io ho preferito investire di più verso la Zweihänder, perché ripeto, la Zweihänder come danno così a livello normale è elevatissimo, il 500% è veramente veramente tanto, preferisco sinceramente ottenere la Zweihänder. È anche vero, ripeto, che la Zweihänder come sub abilities non ce le ha, non ha delle sub abilities eccezionali, però sinceramente ci consentono di utilizzare un ci concedono praticamente di utilizzare un Zac come ibrido, ovvero attaccante magico, attaccante fisico e una piccola cura che all'interno del party fa comunque comodo nei casi di emergenza, perché è vero che se utilizzate una Eris e potete in un qualche modo curare decentemente AOE, quindi avete la possibilità comunque di curare in generale i vostri alleati, però avere una piccola cura messa lì come extra per fullare magari quel personaggio potrebbe in un qualche modo anche salvarvi la vita. Un'altra bella alternativa sarebbe questa, ovvero la Falchion, che secondo me rimane per Zac una delle migliori armi possibili da ottenere, soprattutto all'inizio del gioco, perché sblocca l'attacco Gale Blast, che è un attacco 280% fisico, però con danno di tipo elementale evento a tutti i nemici. 280% sembra poco, però dovete considerare il fatto che attacca tutti, quindi sarebbe un 280 per ogni singolo personaggio, quindi 280, 280, 280 se ci sono tre avversari, e già arriviamo ad una cifra molto più alta rispetto anche a un attacco di base. Quindi la Falchion è sicuramente una delle armi migliori da rollare su Zac, ed è infatti l'arma che io ho rollato necessariamente su Zac. La cosa che ovviamente vi permetterebbe di utilizzare Zac ancora di più dal punto di vista attaccante magico fisico è questa: la Falchion utilizzata come arma principale vi consente di ottenere attacco boost, o per meglio dire due attack boost per quanto riguarda l'attacco fisico magico, quindi potete variare il vostro Zac un po' come volete voi, e poi infine attacco fisico con boost, quindi avere comunque la possibilità di avere uno Zac molto 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 incisivo. Io personalmente preferisco come arma principale la Zweihänder, perché ha un attacco molto forte, ha delle statistiche molto buone e mi consente appunto di avere questo heal boost che sembra una sciocchezza, ma in realtà fa tanto. Fa tanto perché mi consente appunto di curare poi quel personaggio nello specifico che magari non è stato fullato, e mi permette di dormire sonni tranquilli. Però se volete utilizzare la Falchion come arma principale per incrementare il vostro potere offensivo, fatelo. Fatelo, perché la Falchion è una incredibile arma. Io l'utilizzo come secondaria solitamente, perché come secondaria mi permette di ottenere boost all'attacco fisico, boost all'attacco di tipo vento, dato che comunque noi abbiamo la Falchion che per l'appunto infligge danni di tipo vento, avere questo doppio boost è una cosa giustissima per me, ovviamente. Detto ciò, il nostro Zac inizia ad avere una forma, che come potete vedere è anche abbastanza variopinta, perché abbiamo tante refined abilities abilitate e potenziate. Però qui subentra un'altra scelta, la scelta della skin. La skin di base che aumenta la difesa fisica e la potenza del critico, o utilizzare la skin della la skin dell'evento della spiaggia che ci incrementa gli HP, oppure la difesa magica. Qui ragazzi è tutto a vostra scelta, è tutto a vostro piacimento, perché
I boost che otteniamo ovviamente dalla skin 5 stelle Tropical Beach sono più alti, sono il doppio praticamente rispetto alla diciamo alla skin di base 3 stelle che mi aumenta soltanto 4 punti. Qui ne abbiamo 8 e tra l'altro abbiamo 8 punti in statistiche che già stiamo aumentando, ovvero HP e difesa magica. Quindi avremo la possibilità comunque di avere già un boost per gli HP, un boost per la difesa magica e quindi permettere a Zac già di essere leggermente più forte. Io personalmente al momento preferisco la skin Tropical Beach per una questione di boost HP, perché comunque avere il boost HP già di base a livello 8 è molto comodo, soprattutto per il level up che successivamente dobbiamo fare ovviamente al nostro personaggio. E poi la difesa magica sembra una cosa stupida, ma è un'ottima difesa, dato che la maggior parte dei nostri avversari attaccherà con attacchi magici, c'è poco da fare. Sono pochi gli attacchi fisici, quindi io preferisco di gran lunga potenziarmi con gli attacchi magici. E quindi, come potete vedere, ci possiamo godere il nostro Zac, bello con i nostri, con i muscolazzi di fuori, tutto un bel vedere per uomini e donne, e quindi avere il nostro Zac già nella sua forma di base un po' più pompadello. Infatti, come potete notare, abbiamo già praticamente 2998 HP grazie soltanto a quello che abbiamo finora, quindi ottimo da questo punto di vista, perché appunto per lui gli HP non saranno sicuramente un problema. A questo punto possiamo andare a collocare le materia tramite ovviamente il pattern che qui possiamo eseguire. Possiamo mettere un attacco magico praticamente come prima materia, letteralmente un qualsiasi attacco magico. Qui dipenderà tantissimo ovviamente dallo stage che dovete affrontare, dallo stage che dovete in un qualche modo appunto combattere. Facciamo ad esempio una magia di tipo terra, mettiamo un quake, così giusto per dire, e abbiamo la possibilità di incrementare il danno dell'abilità magico-fisica del 10%. Ovviamente metto la magia qui perché nel secondo slot abbiamo appunto l'abilità fisica incrementata del 20%, quindi in questo caso qui si andrà a mettere il sigillo. Qualsiasi sigillo che noi dobbiamo ovviamente combattere all'interno di questo combattimento lo andiamo a selezionare, quindi andiamo a mettere Ruin Blow o quello che è come attacco fisico e siamo a posto. Invece nell'ultimo slot andiamo ad inserire le cure. Perché Zac ovviamente ci consente di aumentare le cure. Qui abbiamo per esempio un healing per quanto riguarda il veleno, qui possiamo mettere anche la fog, qui possiamo mettere sempre healing poison, qui la cura, eccetera eccetera. Abbiamo anche la cura per quanto riguarda la fatigue, molto molto importante, però possiamo fare praticamente tutto. Ora non so se anche barrier incrementa praticamente l'healing boost, anche se barrier comunque sia non mi dà cioè mi dà praticamente sì, also magic heal is cast 9% of healing potency range single enemy. Vabbè, molto molto diciamo molto risicata la cura, quindi tanto vale. Però se vi serve barrier è comunque un'ottima strategia. E qui mettiamo la cura che viene incrementata la sua abilità del 20%, la potenza della cura viene incrementata del 20%, e vi posso garantire essere un'ottima scappatoia che ci porta già ad avere uno Zac con addirittura già 3000 HP, grazie ovviamente a tutte le statistiche che abbiamo aumentato tramite le nostre materia, e portarlo già a una base power di 20000, che non è poco, non è assolutamente poco. Per quanto riguarda le sub weapon, a questo punto la scelta ovviamente dipende molto da voi, perché io personalmente consiglio di far pendere Zac all'attacco fisico, cioè permettere comunque di sfruttare Zac di più con il suo attacco fisico. Vi dico questo perché comunque la Zweihänder ha un'abilità fisica
anche la Falcon possiede un'abilità fisica, la sua, diciamo, potenza magica e la sua variabilità, in questo caso come kit di potenza magica, può essere utilizzabile solo per le materia. Però sinceramente sfruttare un personaggio solo per le materia in questo momento, che siamo ancora all'inizio del gioco, non è un grande affare, perché le materia, soprattutto se non abbiamo modo di poterne produrre di veramente forti, che riescano in un modo o nell'altro a fare veramente dei bei danni, secondo me non ne vale la pena. Quindi secondo me vale di più cercare di spingere sull'attacco fisico, proprio perché Zac può spingere sull'attacco fisico. Infatti, per quanto riguarda le armi, potete tranquillamente dare un boost per quanto riguarda gli HP, giusto per portarlo a 3500, che sono un numero assolutamente discreto, e poi le altre due armi sicuramente refined con boost di attacco fisico, assolutamente. Quindi potreste dare comunque una Murasame qualora lo voleste utilizzare nelle coop, e poi un altro boost di arma fisica sono i motor drive, molto molto fighi, che ci consentono comunque di avere un bellissimo boost di attacco fisico a livello 4. Se addirittura vi sentite molto soddisfatti con gli HP a 3000 e non 3500, potete anche togliere questa, no vabbè, queste qua ancora non le ho potenziate, quindi direi che questa è la migliore, e poter inserire ancora attacco fisico, quindi 3000 per quanto riguarda gli HP, che possono essere al limite della sufficienza, però avere comunque un boost di livello 5 per quanto riguarda l'attacco fisico, e quindi avere comunque un bel Zac che con 1336 di potere di attacco fisico non è così male, non è così male. Sarebbe l'ideale ovviamente arrivare a 1500. Io purtroppo non ho altre armi che mi diano questi boost per quanto riguarda le statistiche, perché vi ricordo che comunque tutte le statistiche delle sub-weapon sono ridotte al 50%, soprattutto di un'arma 4 stelle che è già bassa di suo, ovviamente non riuscirei ad avere tanta roba. Sarebbe stata figa avere vedete, magari questa, che però ovviamente essendo guard stick, però anzi la full metal staff, che però essendo comunque più bassa non mi dà il boost di quello che mi serve a me, però come stats notate già che siamo più alti, perché questa è un'arma 5 stelle, quindi le statistiche di base sono più alte, anche se le abilities non so se arrivo, vedete, non arrivo al boost livello 6, mentre invece con questa arrivo al boost livello 6, giusto? Ah no, arrivo sempre al boost livello 5. Ok, allora sì, effettivamente se uno fa il calcolo e vede che non riesce a sfondare il boost di qualche livello, può giustamente optare per l'arma 5 stelle, almeno avere delle statistiche in più e quindi essere un po' più offensivi. Ora, questo caso è veramente un'inerzia, è veramente un pallino... che è veramente un pallino, niente di esagerato, però comunque 1356 punti d'attacco possono essere abbastanza sufficienti, almeno anche per le coop, diciamo, per il fatto che comunque si può iniziare a portare Zac in qualche coop un po' più articolata, anche perché 26.850 di power non è male. Se poi ovviamente si vuole incrementare il tutto, leviamo questo, mettiamo gli HP, portiamo Zac con 3500 HP e chi si è visto si è visto, perché possiamo fare così. Zac schizza praticamente già a 30k di power e praticamente lo possiamo portare in tutte le coop, anche quelle più avanzate. Abbiamo un potere d'attacco che rimane comunque invariato e abbiamo comunque ancora più HP che possiamo sfruttare. Il boost d'attacco fisico purtroppo diminuisce, però diciamo che come statistica avere 3500 HP direi essere abbastanza valido, quindi sì, probabilmente terrei queste come sub weapon, giusto per avere un po' di power up, un po' di HP up e l'attacco che decisamente può, anche se non è il migliore, qui ripeto, potere d'attacco fisico io consiglierei almeno un 1500-1600. Per chi ci arriva a 1500-1600 potrebbe essere forse la cifra ideale, però per il momento ci accontentiamo, anche perché Zac, vedete, non è ancora al 45, quindi sbloccando poi qualche nodo a livello 45 di attacco fisico probabilmente riuscirei ad arrivare ai 1500, quindi diciamo che mi sento abbastanza tranquillo.
Detto ciò, non credo che ci sia altro da dover aggiungere. Questo è appunto il mio setup migliore per quanto riguarda il personaggio di Zack. È anche vero che ve li sto facendo vedere praticamente nel miglior setup possibile, perché ogni personaggio qui è buildato singolarmente e non sto buildando un team, perché ovviamente diverse di queste armi sarebbero già occupate se ovviamente avessimo Zack all'interno di un team, perché la Murasame sarebbe già in mano a Cloud, l'ombrello potrebbe tranquillamente essere anche un'arma principale per quanto riguarda Zack, però in questo caso, come potete notare, stiamo cercando di sfruttare un setup migliore per i personaggi magari da portare in coop, o per meglio dire presi singolarmente. Se poi ci sarà comunque richiesta o comunque si vorrà vedere come costruire in generale un party, potrò effettivamente fare un video anche su quello. Ci sarebbero poche cose da dire, però credo che comunque anche quelle poche cose da dire potrebbero effettivamente aiutare qualche giocatore in difficoltà. Quindi non bisogna dare nulla per scontato ed effettivamente bisogna in un qualche modo ampliare tutti gli argomenti possibili. Detto ciò, non c'è altro che io al momento devo aggiungere. Questo, a mio avviso, è il miglior setup per quanto riguarda il personaggio di Zack. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere quali sono i vostri personaggi, come avete buildato Zack, Cloud, nei video ovviamente tutti quanti uno sotto l'altro. E niente, vi ricordo che pollicino in su, commento e condivisione, che aiutano tantissimo il canale a costo zero, perché non vi costa nulla. Però se apprezzate il lavoro o comunque apprezzate anche l'impegno, che può essere anche scarso, a me fa comunque piacere. Detto ciò, ci becchiamo alla prossima. Bye bye.